per cui l'importanza grammatica di capovolgere tutte queste, secondo me, certo. Anche i PC, Oliva, sì. PT, no. E tutti gli intellettuali non hanno capito veramente fino in fondo questo, mm-hmm. Questo, cioè questa modalità, questa possibilità di rivalutare questo po' nicciano, ma non finito, di rivalutare tutto questa la propria formazione storica culturale. È collegato a questo che, tornando a Birmingham, agli studi culturali postcoloniali, anche riprendendo di nuovo Raymond Williams, che anche lui ha usato molto Gramsci, ha scritto un libro che si chiama Marxismo e la letteratura, che è un testo molto gramsciano. Però le cose anche importanti che, secondo me, anche quando si parla di studi culturali in Italia, spesso questo non viene recepito, non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, così, è che in qualche modo la prima mossa sul culturale, dal punto di vista critica, allo stesso tempo politica, è l'elaborazione di un dissenso con la propria cultura, cioè di elaborare un dissenso con la propria formazione storica. Cioè, in altre parole, non si tratta squisitamente di, allora, sai, studi culturali, un approccio, diciamo, innovativo, di aggiungere la tradizione critica, un modo per rinnovare i linguaggi delle critiche e così via, no? Ma in qualche modo è un tentativo, se vogliamo, come fa anche gli studi postcoloniali, è di insistere, cioè, di imporre un taglio, cioè di insistere che ci sono anche magari momenti di discontinuità. Discontinuità, che non significa che quello che è venuto prima è cancellato, ma deve essere tutto rielaborato alla luce di questo taglio critico, che non è chiaramente non solo critica, ma tocca tutti gli elementi della vita, ma deve rivalutare le proprie eredità attraverso questi sensi, questa critica, per creare, per proporre un inquadramento diverso rispetto a anche questo. Per esempio in Italia, secondo me uno dei grossi problemi che ha gli studi culturali in Italia è questa difficoltà di insistere sull'idea di discontinuità, di un taglio critico, che come ho detto non è una cancellazione, ma una rielaborazione, a causa del forte dominio dello storicismo, anche stiamo a Napoli, città del Bento, delle croci, no? Allora questo dove si cerca sempre di conservare la continuità a qualsiasi costo. Si fa anche nella legislazione, anche in Italia, visto il decreto, visto. Sì. Cioè, invece di una legge, magari quella legge in qualche modo prendere il posto di tutti gli altri decreti, non è che si deve ricordare tutto questo. Allora, anche questo, qui si tocca uno dei, se vogliamo, nuclei, se vogliamo, teorici di questo incontro, scontro tra una certa formazione critica italiana e la sfida dei studi culturali postcoloniali. Non sto dicendo che dovunque, il resto del mondo, tutti stanno affrontando questa sfida, però penso che, se vogliamo, un certo spirito critico, sono quello un po' hegeliano, no? Però c'è lo spirito critico elaborato negli tardi anni 60, inizio anni 70, in e questa idea del dissenso che richiede alla fine di registrare una discontinuità, non una cancellazione, sì. Per cui, che significa in qualche modo di rendere la propria voce un po' vulnerabile, no? Domande o prospettive non autorizzate la propria presenza, anche per questo si va un po' oltre l'Occidente. Sì, questa centralità di elaborare dissensi con la propria cultura, cioè mi rendo conto che è molto complicato, no? Perché si trova sempre, come Gramsci ci ha insegnato, non è che si trova in uno spazio astratto, cioè per esempio noi stiamo parlando in questa stanza che fa parte dell'università, allora tutte le strutture così via, dove si sente continuamente il peso dell'assenza della continuità, no? Allora come si elabora un taglio critico di senso? È complicato, anche è complicato dato
la formazione culturale in Italia rispetto a una cultura più empirica, no? Cioè, che non c'è questo senso tanto della cultura come una totalità o da difendere, acquistare o così via, e la cultura empirica come quella anglo-americana che, dove l'individualismo è molto più accentuato, eccetera, sicuro. Va bene, sì. Per cui è complicato, non sto dicendo che è semplice. Però secondo me allo stesso tempo si può, e forse si deve anche registrare questa idea del taglio critico, perché questo ci porta anche dagli anni 60, 70 al momento attuale, quando si parla non solo delle studi postcoloniali, no? Dove si trova una situazione critica, anche qui secondo me raramente riconosciuto. Quelle che magari dove la voce critica, la voce occidentale è richiesto ora di registrare anche i limiti della propria voce, no? Per esempio, prendiamo Gramsci. Ora Gramsci è diventato una figura planetaria, come ho detto, no? In India, America Latina e così. Allora viaggia in altri contesti, storici e culturali. Allora Gramsci può ritornare in Europa, modificato, trasformato, tradotto secondo le esigenze altrui, non autorizzato da, non autorizzato certamente dall'Istituto Gramsci, certo. E così via, così. No, o dalla cultura nazionale italiana, no? Allora è diventato qualcosa. Allora che significa questo punto? Cioè in qualche modo la figura di Gramsci diventa molto più complessa, che non si può riportare a un punto, a una situazione unica, ma ormai esistono diversi luoghi, ci sono diversi Gramsci in qualche modo. Lo stesso discorso per quanto riguarda anche i linguaggi critici dell'Occidente, che è chiaro che attraverso i processi di mondializzazione che sono nati non da 2-3 decenni, come dicono quelli che fanno l'apologia per la globalizzazione, sono un atto da, diciamo, 3-4 secoli, no? Allora questo è il processo di mondializzazione, dove, allora i linguaggi dell'Occidente, incluso anche i suoi linguaggi critici, ora in qualche modo forniscono una grammatica, una sintassi globale, no? Che tutti fanno riferimenti, anche ormai in Cina si fa riferimento a una certa tradizione, non so, filosofica o critica occidentale, anche se per contestare o per modificare così. Allora questo significa allora che questi linguaggi che siamo abituati noi in Occidente di trattare come se fossero linguaggi universali, che sono in grado di inquadrare, inglobare e con ciò spiegare, rendere il mondo trasparente, ha una razionalità che noi prendiamo per essere, che noi consideriamo questa razionalità universale. Invece, allora, anche qui l'invito gramsciano sarebbe di invece registrare come questo sguardo, questo modo di concepire il mondo in modo cosiddetto universale, invece è un'espressione di una certa formazione storico-culturale, un certo blocco storico-culturale. No? Allora, a quel punto si comincia a registrare i limiti della propria voce quando si trova a, come diceva Gramsci, di quando si comincia a pensare mondialmente. Allora, qui siamo di nuovo in uno spazio che possiamo critica postcoloniale, dove c'è il dissenso, c'è un taglio critico che indica che noi magari spesso dobbiamo incominciare a imparare non sempre di parlare nel nome del mondo o per il mondo o nel nome dell'altro o per spiegare l'altro se stesso, ma magari dobbiamo cominciare a prendere un apprendimento dell'idea di parlare a fianco. Perché ci sono altri che leggono Gramsci, altri che usano linguaggi critici, altri che usano la tecnica, le tecnologie dell'Occidente. Allora di parlare a fianco e non pensare che possiamo parlare nel nome. Anche spesso, per esempio, nella sinistra in generale, europea, nel primo mondo, spesso si ha avuto questa tentazione di parlare nel nome dell'altro, no? Invece di pensare come magari dobbiamo anche magari imparare dall'altro. E allora di parlare a fianco, anche di
incominciare ad elaborare anche una politica di silenzio, il nostro silenzio nel confronto di altri. Allora, in tutto questo parabola che ti porta dagli studi culturali britannici anni 60-70 a diverse prospettive postcoloniali, le voci non autorizzate dell'Occidente che parlano comunque nel linguaggio dell'Occidente e parlano, rispondono all'Occidente. Penso che Gramsci è uno di quei fili rossi che è cruciale, però secondo me è raro che nel paese di Gramsci, sì. Questo è stato. Allora, per me questo va bene, questo è interessante, e poi è importante anche perché questo è il sradicamento del pensiero che secondo me è importante, che non si può riportare pensiero a Gramsci o spiegare squisitamente riportando dentro la logica storicistica, cioè certo. Parlando squisitamente della sua formazione in Sardegna, Torino, Italia, PC, anni 20 e così, che certo. Caccia, no? Ma è qualcosa che, da, che eccede questi limiti. Limiti della spiegazione che di solito vengono forniti, no? E poi anche spezzo l'autorità della spiegazione fornita in questo modo, no? Che questa idea della linearità storicistica che pensa di essere in grado di spiegare tutto, invece troviamo situazioni che va ben oltre questi confini. È sempre divertente quando si, è come quando si va in Germania se si parla di Heidegger e i tedeschi sì. Dicono che lei non può capire Heidegger.